chiamo Mulai, questo è difficile, sono figlio di due artigiani. Diciamo che mio padre era un orafo, la mia madre faceva i tessuti e faceva le bambole africane. Quindi definirmi è un po' difficile, perché penso di essere il prodotto di una famiglia straordinaria. Nel senso che ho quattro fratelli musicisti e a loro devo tanto, a questi fratelli musicisti che mi hanno regalato il dono della musica, dell'arte. E di questi genitori anche chi credevano solo al fare. Loro dicono la persona è quello che fa, quindi vedevi che facevano sempre. Treviso, per venire a vedere i miei cugini che lavoravano qui, ora a Parigi. Mi hanno detto dai vieni che qua c'è un'altra dimensione. Arrivo per la prima volta, ho visto Treviso, loro lavoravano in fabbrica. Ho detto vado a fare un giro a Venezia, è vicino. Arrivo a Venezia e ho trovato la città perfetta, almeno per me. Perché la prima cosa che mi ha detto la città, calmati, che Parigi si corre. Arrivo qua tutto lento, 450 ponti, vaporetti che vanno lentamente, la gente per strada, 20 milioni di turisti, caffè bar, baccari, artigiani, è pazzesco, c'è un contatto vero. Tu vedi le persone, ci parli, e questo lo trovo straordinario, no? Primo colpo di fulmine è stato Venezia, la città. E dopo cosa vedo? Il lavoro del vetro. Sabbia che trasformi all'istante e diventi qualcosa. Cioè, era la magia. E poi l'acqua. Tutti gli elementi che mi servivano erano qui. E ho detto qui, resto. Multiculturalità pazzesca a Venezia. E poi è ininterrotto. Perché anche quelli che arrivano per poco sono tutti stranieri. Quindi questo connubio, questo mix che sto facendo con le perle, portando un po' di Africa con il vetro di Murano, c'era già. Mi sono solo adeguato alla realtà che ho trovato, tutto qui. L'integrazione è personale, per un individuo dipende di come sei, cosa vuoi e cosa cerchi nel luogo dove sei. Nel momento in cui in Italia una persona arriva, trova un lavoro, è già integrato, perché la Costituzione italiana, la prima frase, parla di questo, del lavoro. Non è integrazione. Io direi interazione. Tutti quelli che arrivano qui arrivano con un bagaglio culturale, molti anche intellettuale. Allora, scambiare questo con la realtà che trovi, è questa la vera integrazione. Le parole, se le ascolti bene, è il ritmo. Perché ci sono alti, medi e bassi. Quando le persone camminano per strada è un ritmo. Quando qualcuno canta c'è del ritmo. Tutto è ritmo. Allora quando faccio le perle c'è anche del ritmo. Come percussionista percepisco gli elementi come quando dipingi. Quando fai un quadro per forza c'è un ritmo. Quando faccio le perle è uguale. Quindi la nozione ritmica fa parte della nostra quotidianità. Gli altri ti fanno capire chi sei. Tu arrivi al tua dimensione personale quando hai gli altri di fronte, perché da solo non ce la fai. Allora, valore uno, fiducia nell'essere umano. Le buone persone ci sono e ci saranno per sempre, malgrado tutto quello che succede. Io sono super felice, non felice così, super felice, perché ho la parte mia dell'Africa, che sono i miei valori culturali, che sono fondamentali, li ho portati con me e quelli non li lascerò mai. Qui ho imparato un sacco, quindi il fatto di avere due culture
messi insieme, cioè, hanno fatto di me, da me una persona felice. Non c'è niente di più bello svegliarsi e fare un lavoro che ti piace. Questo mi rende molto felice. E dopodiché ho un secondo lavoro che mi piace altrettanto come questo, suonare. Non sogno di più di così. Per me la vita è bellissima. E per essere felice, beh, la formula non ce l'ho. Voglio dire solamente a tutti una sola cosa. La vita là fuori non cambierà mai. Dovete cambiare voi. Scegliete di essere felice. Io mi alzo, ci sono due strade, come essere in un bivio. Qui ci sono i disastri, qui c'è il sorriso. La felicità, scelgo quello. È semplicissimo.